momenti. Oggi con la scarsità estrema di fondi per la ricerca, le compagnie petrolifere hanno trovato terreno fertile negli enti pubblici di ricerca e quindi loro ti allettano in tutti i modi, ti finanziano la tua ricerca facendoti delle piccole elemosine e traendone poi i loro vantaggi per quanto riguarda i loro interessi di studio. Quindi qui c'è un po' un quadro, diciamo, molte persone si lasciano corrompere, tra virgolette, o magari non sono abbastanza sensibili al problema e collaborano fattivamente con le compagnie petrolifere. Credo che invece chi abbia un minimo di sensibilità ambientale e capisca anche qual è il meccanismo perverso che poi c'è la base, dovrebbe in prima istanza tirarsi indietro da queste allettanti proposte. Quindi anche, diciamo, la paleontologia è un campo di grande interesse per me. Io in particolare sono un paleontologo e mi sono occupato di ricerche su quelli che sono orizzonti che non sono altro poi che le rocce madre che generano gli idrocarburi, che però sono in altro modo anche una possibile risorsa per il territorio, a parte il fatto che ci raccontano la storia della vita sulla Terra e quindi ci danno tante utili informazioni per capire anche da dove veniamo e dove stiamo andando, nonché come è cambiato il clima sulla Terra, ad esempio, e quindi noi che cosa stiamo facendo al clima e ai meccanismi globali di cambiamento climatico. Vi do qualche esempio di quelle che sono le rocce madri, per esempio in Campania, dove non è noto a tutti che ci sono tantissimi giacimenti di particolare interesse paleontologico ricchi di sostanza organica. Qui c'è un esempio che è quello di Pietraroia, il più noto probabilmente per il ritrovamento del dinosauro Ciro, lo Scipionis. Siamo nel Sannio Benedettano, un'altra area di grosso interesse per i petrolieri. L'AGIP voleva fare una serie di campagne esplorative con diciamo escursione di cariche per avere un quadro chiaro del sottosuolo e credo che fino ad ora gli sia stato impossibile ottenere l'autorizzazione. Ora magari si sblocca. Qui c'è ancora un sito vicino a Pietraroia, prosecuzione del bacino di Pietraroia, vale a dire quel bacino fossilifero, roccia madre, è molto esteso, quindi quell'area è di grosso interesse perché può aver generato quantità importanti di idrocarburi. Qui siamo nel Casertano, grosso modo la stessa età di Pietraroia, vale a dire bacini anossici anche nel Casertano in continuità con la Tese Beneventano, quindi un territorio molto vasto di interesse per i petroliferi. Qui invece siamo nel Salernitano e siamo ai Monti Alburni, anche qui nuovi giacimenti di fossili, questi nuovi siti peraltro li ho trovati io e sono contento di averli pubblicati, anche se poi la cosa, diciamo, suscitando l'interesse per Olivi mi ha dato anche un certo fastidio, quindi sono dovuto in qualche modo tornare sui miei passi in quanto a direzione di ricerca e cercare di cominciare a fare la ricerca che non potesse essere di immediata utilità per chi ne faceva altro uso. Qui siamo ancora agli Alburni, laguna fossile di Pettina, anche questa è, diciamo, una roccia madre di notevole interesse, quindi vedete sono estremamente diffuse le rocce madre nel nostro territorio. Siamo nella dorsale costiera in Cilento e siamo verso Trentinara, anche lì paludi costiere ricche di sostanza organica. Questi giacimenti poi hanno prodotto anche molti nuovi fossili, diciamo fossili nuovi per la scienza, su cui abbiamo potuto istituire nuovi generi, nuove specie, quindi aggiungere degli anelli a quella che è l'evoluzione
della vita sulla terra, questo non interessa ai petroliti, ovviamente, quindi è un filone della ricerca su cui ci fa piacere puntare. Qui siamo a Magliano Vetere, sempre Cilento, e questo peraltro è un territorio di particolare interesse per i petrolieri, perché abbiamo svolto una serie di ricerche sulla dorsale che la dorsale costiera che contiene peraltro i giacimenti di Trentinara, Monteresole e di Magliano Vetere. E studiando in dettaglio la stratigrafia di questa dorsale montuosa, quindi del Parco Nazionale del Cilento, abbiamo visto che ci sono sostanzialmente delle rocce madre, che sono queste qui, quelle che contengono fossili di piante formatesi in un ambiente palustre costiero. Poi ci sono subito sopra delle rocce serbatoio, c'è questo livello ricco di fori generati da crostacei. Questi fori sono in buona parte vuoti, quindi sono quelli in cui si può andare a piazzare l'idrocarburo migrato dalle rocce madri. Il problema è che queste formazioni, rocce madri di questo tipo, rocce serbatoio subito sovrastanti, le abbiamo trovate per la prima volta in Cilento, però sono estremamente estese, arrivano tali e quali fino in Lazio, fino in Puglia e addirittura fino in Iran ritroviamo le stesse formazioni con la stessa età e nello stesso continente. E poi ultimo oggetto rinvenuto nella stratigrafia sono delle evaporiti, delle rocce che derivano, diciamo, dall'evaporazione di acque salate sostanzialmente, quindi precipitazione di gesso, anidride, tutta una serie di sali disciolti nelle acque marine e poi trasformazione di questi minerali primari in silice, in qualcos'altro, vengono sostituiti dalla silice. Queste sono tipiche rocce impermeabili che vanno a chiudere la successione in cui abbiamo rocce madre e rocce serbatoio. Questi sono gli ambienti di formazione delle evaporiti. Tutto questo costituisce un sistema petrolifero a tutti gli effetti. E appunto tutto ciò è stato anche, diciamo, è in qualche modo trapelato anche dagli ambienti universitari, perché alcuni ricercatori si sono invece poi andati a vendere, tra virgolette, alle compagnie petrolifere. Quindi significa che anche questo territorio, che era rimasto diciamo, un po' fermo dal punto di vista della ricerca petrolifera per diversi anni, è divenuto nuovamente oggetto di grande interesse e richiesta di concessioni di ricerca. Quindi diciamo che abbiamo qui le stesse rocce che in Valtagri sono nel sottosuolo. E il problema è che anche qui in Parco Nazionale del Cilento queste rocce vanno in sottosuolo in alcune aree, quindi esiste a tutt'oggi un'importante area a rischio di trivellazioni nel Parco del Cilento, tra i Monti Alburni, la catena costiera e la zona poi che è quella della Basilicata di estrazione petrolifera. I rischi dell'inquinamento da petrolio li conosciamo, vediamo tutti gli incidenti di grossa portata, quali sono le conseguenze, logicamente, e conosciamo purtroppo anche quelli che sono i ritorni per le popolazioni locali del petrolio, in Irpinia, in Basilicata, ti danno quei 100 euro a patentato per famiglia e ti danno quel contentino per cui tu, insomma, metti un po' di benzina in acqua ed è tutto quello che rimane sul territorio. La considerazione importante da fare è sostanzialmente questa.
se noi prendiamo in considerazione tutto quello che è il potenziale petrolifero del nostro paese, quindi l'accumulo sia già in fase di sfruttamento, sia in ipotesi di sfruttamento, sia presunto delle nostre rocce calcaree in Appennino, e se questo petrolio nostrano lo volessimo sfruttare a pieno ritmo, quindi basandoci autarchicamente solo su quello, piuttosto di comprarne la maggior parte dai paesi esportatori, noi sostanzialmente quello che attualmente tiriamo fuori è solo il 7% grosso modo del consumo nazionale di petrolio. Se usassimo solo il nostro paese camperebbe autarchicamente di petrolio per 20 mesi, dopo avremmo finito totalmente le nostre riserve e lasceremmo per contro falde acquifere ormai devastate, territori agricoli ormai non più utilizzabili per migliaia di anni di tempo di biodegradamento, diciamo, degli idrocarburi, quindi ci saremmo fottuti, scusate il termine, l'economia futura. Che quella che invece dobbiamo assolutamente difendere. La posta non vale la candela, né in Meridione né in Italia. Conviene, se proprio non possiamo farne a meno perché le energie alternative sono ancora una realtà, insomma, conviene comprarlo ancora, quel 6 o 7% di petrolio che tiriamo fuori, insomma, non è significativo. E queste sono invece le risorse che assolutamente dobbiamo cercare di valorizzare, difendere e rendere produttive, perché sono l'economia duratura dei nostri territori. Anche le rocce madri, tutto sommato, ci possono servire a qualcosa. Noi stiamo cercando di farne altro, sostanzialmente stiamo mettendo in piedi sui territori interessanti da giacimenti di fossili importanti, prima di tutto dei musei locali che possano raccogliere questo patrimonio scientifico, valorizzarlo, anche creando un minimo di economia locale, nel senso che nel museo ci lavorano delle persone. Se il museo è ben strutturato, richiama interesse scientifico anche da parte dei ricercatori che vengono dall'estero e vengono a vedere il materiale, vengono a conoscere il territorio, creano anche loro indotti ed economia locale. Dottore, correggimi se sbaglio, se non mi sbaglio poi lo Scipionix sanguinicus è l'unico tipo di dromeosauridi alla quale l'hanno trovato proprio per le modalità di fossilizzazione organi interni di quella specie. Esattamente, sono stati ritrovati. Quindi attirerebbe fare un sì, no, assolutamente di grosso interesse, quindi attira ricercatori che vengono a vedere. Io stesso, voglio dire, insomma, facendo le mie ricerche, sono stato magari negli anni addietro, che so, al British Museum a vedere una collezione di pesci fossili o rettile, poi poiché in altri, diciamo, altri reperti erano rimasti nel paese, nel piccolo centro in cui erano stati trovati, valorizzati lì, sono andato anche nel piccolo centro e ho fatto, ho continuato le mie ricerche lì, quindi questa è un po' la politica di valorizzazione. Ma soprattutto il discorso è usare queste rocce per poter creare cultura e soprattutto educare le nuove generazioni, facendogli capire quali sono i pro e quali sono i contro di certi comportamenti riguardo l'ambiente, riguardo il proprio territorio. Quindi, diciamo, noi facciamo oggi educazione e quello che cerchiamo di comunicare sono appunto i valori della difesa del proprio patrimonio naturalistico e della valorizzazione fatta in un certo modo. Quindi l'unica via è partire proprio dalle giovani generazioni per cambiare qualcosa. Questo è quello che volevo dire sostanzialmente, e passo la parola al dottor Nicola Olivetti che ci farà.